quanti anni è in amministrazione? Oh, qui dentro da 35, sono entrata nell'83 e avevo 27 anni, una ragazzina ero. Bellissima. Sempre stata la segreteria del sindaco? No, 24 anni li ho fatti in segreteria generale e 11 qua, in segreteria sindaco. Tre sindaci? Tre sindaci. Mi ha fatta venire qui il sindaco Pollari, in segreteria sindaco, e poi sono stata con il dottor Catania per due legislature e poi con Falcone. Però quando sono entrata io ci sono stati il sindaco Stricagnolo, nell'83 c'era lui, e poi il sindaco Alessi. Com'è cambiata l'amministrazione comunale? Che ti devo dire, tutti i sindaci e tutte le amministrazioni hanno dato tanto di buono, hanno fatto tutti qualche cosa che non è piaciuta, non posso dire errori, perché chi opera fa sempre con l'intento di fare del bene. Poi se qualcosa non è piaciuto, tanto non puoi fare niente che piaccia a tutti, qualcuno lo scontenti sempre, però tutti hanno operato per il bene della città, poi... Ripeto, qualcuno potrà non essere stato d'accordo. Rimpianti? Rimpianti, ma devo dire sinceramente, le mie priorità non è che siano cambiate. Io adesso ho le stesse priorità di prima, che sono la mia famiglia, mia nipotina, però ovviamente avevo poco tempo da dedicare a loro. Adesso posso fare quello che voglio, quando voglio, e non quando posso, perché l'orologio mi dice adesso puoi. No, lo faccio quando mi pare e quindi trovo che sia la libertà impagabile che è spettacolare. Un consiglio a chi da domani si siederà su questa poltrona? Ascoltare tutto e non riferire niente. Deve entrare da una parte e uscire dall'altra, se no non avrei potuto stare qui con amministratori diversi, di colori diversi. Operare come faresti a casa tua, quindi sempre dando il massimo, e poi a me il lavoro piaceva, cioè non è una frase fatta, stupida, io sono sempre venuta volentieri anche perché, stranamente, devo essere sincera, sono stata molto fortunata, ho incontrato sempre delle persone splendide, a cominciare con i miei colleghi della segreteria generale. Appena entrata io ho trovato proprio un'altra famiglia, senza false ipocrisie, sono state persone splendide, quindi per me venire al lavoro era condividere non solo il lavoro, che abbiamo sempre fatto con massimo impegno, però c'era proprio un rapporto di amicizia, un rapporto in cui sapevi di contare sull'altro, potevi venire al lavoro e scaricare anche qualcosa di tuo personale, non so, ho potuto condividere momenti di grande gioia, ma anche momenti di dolore molto profondo, e senza come mai sentirmi giudicata, ecco, per questo. Questi giorni che sono mancati, due. Guarda, io sono stata malissimo per questa cosa, anche perché l'ho vissuta un po' da lontano, però poi, insomma, dopo tanti anni erano parte della macchina. Però infatti non volevo neanche sinceramente fare questa festa, perché non mi sembrava delicato nei loro confronti. Poi ho parlato anche con Clay e Clay mi ha detto che Silvano non avrebbe mai accettato di non fare quella che in questo momento era la mia festa. E poi sono momenti diversi. Poi onestamente, coinvolgendo più persone, non puoi neanche permetterti di scegliere quando fare o non fare una cosa. E quindi adesso siamo qua, io saluterò tutti, non posso dire che non mi mancheranno le persone, perché comunque è stato un periodo lungo che mi ha dato tanto, e le persone che io lascio qua mi mancheranno. Il lavoro meno, anche se mi piaceva, non rimpiangerò poi così tanto. E poi saluteremo Silvano e Paolo, l'abbiamo già. E Paolo, che io non sono potuta venire perché non ho potuto, i miei due colleghi li lascio nei miei ricordi e basta. Buona fortuna e in bocca al lupo. Grazie mille di cuore.
Bellissimo, di Graziella in tutti questi più o meno 15 anni, di cui 10 anni ha seguito me come sindaco, e poi la conoscevamo prima che era in segreteria. Comunque una persona squisita, eccezionale, sempre disponibile, sempre sorridente anche nei momenti di difficoltà, nei momenti che arrivava gente anche disperata, sapeva accogliere e aiutare. Quindi per me un grazie particolarmente sentito proprio di cuore. Graziella Peloso, l'assistente del sindaco, ha visto in questi 35 anni di attività e oggi conclude il suo percorso, quindi va in pensione, un meritato riposo. Un augurio particolare per il futuro, perché è stata di prezioso aiuto per tutte le amministrazioni che è riuscita a seguire. Un contributo prezioso, una persona fantastica, sempre sorridente, sempre disponibile, che ha aiutato nei momenti difficili il percorso di molte amministrazioni. Per cui un grazie di cuore per quello che hai fatto in questi 35 anni, un abbraccio fortissimo e auguri per il tuo futuro.